Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. Il Movimento 5 Stelle affila le armi in vista del prossimo Consiglio regionale chiamato a discutere dell'emergenza maltempo e sisma vissuta a metà gennaio. Pronto un documento che chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta sui disservizi Enel e Terna. Alfredo Primante. Istituire al più presto una commissione d'inchiesta per fare luce sull'emergenza Abruzzo è il primo punto del documento che il Movimento 5 Stelle sottoporrà all'attenzione del governo D'Alfonso e della maggioranza PD nel prossimo Consiglio regionale in programma martedì a Pescara, calendarizzato proprio su richiesta dei grillini. Le 200.000 utenze elettriche disalimentate che hanno lasciato a buio a metà gennaio 600.000 abruzzesi per una settimana sono un fatto gravissimo, dicono i rappresentanti regionali e nazionali del Movimento di Beppe Grillo, e per questo motivo al secondo punto del documento ci sono i risarcimenti ai cittadini. Quelli automatici non sono sufficienti, dice Domenico Pettinari. Quindi noi andremo in Consiglio regionale per impegnare con un documento l'amministrazione regionale a fare cosa? Sicuramente a concertare dei risarcimenti danni con le società, dei risarcimenti danni per l'utenza, sicuramente ad tornare sui tavoli che già sono istituiti per legge, a battere i pugni per potenziare la rete, fare manutenzione e fare investimenti, perché ci sono dei tavoli decretati per legge. C'è poi la questione scuole e vulnerabilità sismica. Per il deputato Gianluca Vacca si è arrivati fuori tempo massimo per mettere in sicurezza gli edifici, un problema conosciuto e discusso da anni. Vacca ha criticato Renzi bollando come una promessa elettorale gli 8 miliardi previsti per l'adeguamento delle scuole e D'Alfonso che solo ora ha messo in campo 30 milioni di euro per le analisi tecniche, sottovalutando il report presentato proprio dal Movimento, secondo cui il 70% degli edifici pubblici sarebbe a rischio sismico. I parlamentari abruzzesi dei 5 Stelle hanno annunciato inoltre la richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta che faccia chiarezza sulle eventuali responsabilità di Enel e Terna. Non è mancata poi una stoccata al depotenziamento della protezione civile, nonostante il governo abbia applaudito al lavoro fatto nell'emergenza, e al decreto a sostegno delle popolazioni del centro Italia varato ieri mattina ma non ancora reso ufficiale. I fondi sarebbero pochi e mal distribuiti, sia per i redditi bassi che per gli allevatori, e mancherebbero misure adeguate per la dilazione dei versamenti delle tasse. Cittadini, rappresentanti delle forze dell'ordine e del sindacato UGL, questa mattina a Pescara si sono ritrovati per un convegno che mettesse al centro il tema del femminicidio, anche in Abruzzo, tornato di strettissima attualità dopo i recenti fatti di cronaca. Vediamo. Secondo i dati di Istat, il 35% delle donne nel mondo ha subito una violenza fisica o sessuale, mentre in Italia sono poco meno di 7 milioni le donne toccate da episodi di violenza nel corso della propria vita, il 31% delle quali in età compresa tra i 16 e i 60 anni. Numeri che restituiscono la portata del fenomeno sociale che nelle forme più gravi ed estreme, purtroppo molto frequenti, sfocia nel cosiddetto femminicidio. A Pescara, nella sala di nozzi della provincia, l'UGL ha organizzato un convegno che rientra nell'attività più ampia del sindacato denominata Mai Più Sola, a cui hanno partecipato rappresentanti delle forze dell'ordine e del sindacato. Molto è stato fatto per arginare il problema, si è detto, soprattutto sotto il profilo degli strumenti in mano alle forze di polizia, ma ancora tanto resta da fare, specialmente dal punto di vista culturale. Sempre i dati, infatti, dicono che solo il 12% delle donne vittime di violenza decidono di denunciare, molto spesso superando sentimenti come la paura e la vergogna. Anche perché la matrice della violenza molto spesso deriva dal retaggio culturale della disuguaglianza tra uomo e donna, oppure dalla ossessione del possesso. Quasi sempre, infatti, i femminicidi avvengono al culmine di una escalation di violenza all'interno del nucleo familiare. Il luogo che dovrebbe essere fonte di protezione e di sicurezza troppo spesso si trasforma in una trappola mortale. Nel 60% dei casi il partner è l'autore dei reati che si scrivono a vario titolo sotto il nome di femminicidio. O noi offriamo dei servizi rendendo consapevoli che le donne soggette a violenza di ogni genere possono usufruire di particolari servizi che noi diamo gratuitamente. E i centri antiviolenza purtroppo la loro esiguità numerica è dovuta anche a una mancanza di fondi. Noi qui abbiamo sulla nostra città il centro NANC che fa tanto. Oggi non sono potuti intervenire proprio perché hanno tanto lavoro e le donne da aiutare sono prioritarie rispetto al convegno. Per cui sentiamo anche la necessità di attenzionare meglio fasce di popolazione a tutti i livelli, perché bisognerebbe cominciare a educarli da ragazzi.
E con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie e dell'amante, un uomo di 39 anni residente a Treglio nel Chietino è stato arrestato su ordinanza cautelare del GIP Massimo Canosa su richiesta del PM Rosaria Vecchi. A seguito di indagini dei carabinieri delle stazioni di Lanciano e San Vito coordinate dalla Procura, è stato evidenziato come l'imputato avesse intrapreso comportamenti persecutori nei confronti della moglie dal 2010 al 2016, picchiandola e minacciandola anche in presenza dei tre figli minori nei cui confronti aveva anche cessato l'assegno di mantenimento. Venuto a conoscenza che la moglie voleva chiedere la separazione, ha iniziato ad aumentare le persecuzioni. Nel momento in cui l'uomo ha saputo che anche la sua amante voleva interrompere la relazione perché nutriva dubbi sui legami dell'uomo con la moglie, ha iniziato a perseguitare e minacciare anche lei con le medesime modalità dall'agosto 2016 a gennaio 2017. Nel suo delirio l'uomo ha paventato di continuo le minacce nei confronti delle due donne, e paventando anche l'uso dell'acido. Nel provvedimento cautelare il GIP sottolinea la necessità di interrompere la condotta criminale prima che possa giungere alla commissione di gravi delitti contro la persona. L'interrogatorio di garanzia dell'uomo è stato fissato a domani mattina. E sono stati tre colpi di pistola ad uccidere Italo Delisa, il 22enne morto due giorni fa a Vasto. Questo l'esito dell'autopsia sul corpo del giovane effettuata questa mattina dall'anatomopatologo Pietro Falco all'ospedale clinicizzato di Chieti. Esame autoptico durato 5 ore. Il servizio. Due colpi all'addome ed uno alla testa. È morto così Italo Delisa, il 22enne operaio della Dance, ucciso da Fabio Di Lello, 35 anni, panificatore ed ex calciatore dilettante, attualmente in stato di fermo nel carcere di Torresinello a Vasto. Il responso sulla morte di Delisa è arrivato al termine dell'autopsia disposta dal PM della Procura di Vasto, Gabriella De Lucia, e condotta all'interno dell'ospedale di Chieti dall'anatomopatologo Pietro Falco. Il medico legale, al termine dell'esame, ha escluso che i colpi siano stati sparati da distanza ravvicinata. Comunque il risultato dell'autopsia sarà confrontato con le immagini delle telecamere di videosorveglianza di Via Pert nei pressi della circonvallazione istoniense, che mercoledì pomeriggio hanno ripreso tutta la scena davanti al bar Drinkwater. Prima avrò modo di vedere anche il video e quindi di fare questa comparazione con i tramiti intracorporei che abbiamo rilevato in sede di esame interno, certamente potremo concludere con la compatibilità. Un gravissimo trauma cranioencefalico, oltre che addominale, diciamo, quindi una morte rapidissima, quindi insomma non ci sono dubbi. Non ci sono i segni, diciamo, del colpo a bruciapelo e neanche il segno della canna sulla cute, quindi si può escludere una distanza, diciamo, ravvicinata nel senso che ho appena detto, cioè vale a dire non è stata appoggiata la canna sulla cute e neanche un colpo a bruciapelo, perché insomma non ci sono questi segni della bruciatura. Nel frattempo emergono nuovi dettagli dall'inchiesta. La pistola calibro 9 con la quale Di Lello ha deciso di farsi giustizia da solo, vendicando la morte della moglie avvenuta il 1° di luglio in un incidente stradale provocato dalla vettura di Italo Delisa, era detenuta legalmente con regolare porto d'armi. Non un particolare secondario, anche perché, come ha dichiarato l'avvocato Cerella, legale di Di Lello, il ragazzo era molto turbato. Si recava spesso nello studio legale per avere notizie dell'inchiesta a carico di Delisa per omicidio stradale colposo, e passava intere giornate davanti alla tomba della moglie, la stessa su cui è andato a deporre la pistola subito dopo l'omicidio prima di costituirsi. Sempre l'avvocato Cerella però ha dichiarato che Delisa avrebbe provocato più volte Fabio Di Lello con atteggiamenti di sfida, anche se questa circostanza è stata smentita dall'avvocato del re, legale del ragazzo, che invece ha parlato di un clima di odio in città che ha costretto il 22enne a nascondersi, facendogli desiderare di marcire in carcere. A Vasto, alcune settimane dopo la morte di Roberta Smargiassi, in una fiaccolata si era chiesta giustizia reiterata anche sui social network, un clima che secondo alcuni avrebbe favorito il gesto di Di Lello. Sullo sfondo comunque ci sarebbe una vera e propria guerra tra famiglie che sia il papà di Roberta Smargiassi che quello di Italo Delisa provano a stemperare con queste parole. La città ha un solo messaggio, che chiedo perdono a nome di Roberta, perché Roberta questo non lo voleva. Fabio! È un bravissimo ragazzo, non so chi gli ha preso, ma è un bravissimo ragazzo, e lo sarà sempre. Questa storia deve finire, basta quest'astio che c'è, che non è da parte vostra, voglio dire. Da parte nostra.
vostra non c'è stata vasta, ma neanche da parte sua, non lo so che gli ha preso ieri, non lo so. Non lo so com'è successo, non lo so. No, non ho parole. Sono mortificato anche per la persona che ha fatto quest'atto osceno. Mi dispiace, non lo doveva fare e non ci sono parole. Ancora cronaca, non ci devono essere capri espiatori per questi inquinamenti storici, così l'avvocato Paola Severino, difensore del geologo Molinari, nell'arringa pronunciata nel corso del processo in corte d'assise d'appello di L'Aquila sulla cosiddetta mega discarica dei veleni di Bussi della Montedison. Come gli altri difensori dei 19 imputati accusati di disastro ambientale e avvelenamento dell'acqua, anche l'ex ministro della giustizia del governo Monti ha ribadito le tesi secondo cui quanto fatto negli anni 70 era considerato non solo lecito e perfettamente legittimo, ma anche virtuoso perché riduceva l'impatto ambientale. A questa fase del procedimento all'Aquila si è arrivati dopo il pronunciamento dello scorso marzo dalla Cassazione, che ha convertito in appello tutti i ricorsi presentati per saltum alla Suprema Corte. In Corte d'Assise a Chieti, il 19 dicembre 2014, 19 imputati erano stati assolti dall'accusa di aver avvelenato le falde acquifere, mentre il reato di disastro ambientale è stato derubricato incolposo e quindi prescritto. A seguito dell'indagine, il Ministero della Giustizia ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del giudice, mentre la Procura Generale della Cassazione sta svolgendo le indagini del caso. E a Teramo, cambiamo argomento, dopo gli istituti superiori si torna sui banchi anche in 21 scuole comunali, ad eccezione delle elementari Noi Lucidi e Risorgimento. Dall'ufficio scolastico arriva l'allarme iscrizioni per il prossimo anno riguardanti alcune scuole cittadine. Per gli studenti si tratta di un allarmismo ingiustificato e la loro risposta è quella di essere tutti presenti in classe. Tania Bonici Castelli. Dopo la riapertura degli istituti superiori a Teramo si torna a lezione anche in 21 scuole comunali. Il problema resta solo per le elementari Noi Lucidi e Risorgimento, che necessitano lavori di adeguamento antisismico e per questa ragione gli oltre 600 alunni potrebbero essere spostati momentaneamente nella struttura dello stadio di Piano Daccio. Entrando nelle scuole cittadine si respira oggi un'aria di tranquillità e sicurezza. Anche al Convitto Delfico, tra gli edifici scolastici più attenzionati dopo gli ultimi terremoti, gli oltre 100 convittori sono tornati a vivere e dormire comodamente nelle proprie stanze. Sono tornato l'altro giorno in convitto, ho trovato una situazione veramente, veramente ottima, veramente perfetta. Comunque la struttura non ha presentato danni e così è stato anche per il terremoto di ottobre e il terremoto di agosto. Io ero qui anche durante gli altri due eventi importanti sismici e devo dire comunque la struttura ha retto veramente bene nel migliore dei modi, non ci sono danni e la situazione è sempre sotto controllo da 6 mesi, ci sono esperti che vengono comunque periodicamente a controllare la struttura e la considerano sempre agibile. Anche al liceo scientifico Delfico, stesso stabile del convitto, oggi le presenze hanno sfiorato il 91% degli studenti che parlano di allarmismo ingiustificato. C'è stata troppa discussione su questa struttura e tutto un allarmismo che in realtà non si doveva creare, visto che da 6 mesi a questa parte c'è un'equipe di studiosi e di ingegneri e di esperti che lavorano, non solo con esami visivi ma con carotaggi ed esami laser, quindi hanno rilevato che la struttura è agibile. Non ci sono problemi. La tua famiglia che cosa dice? La mia famiglia è tranquilla visto che è venuta qui e ha parlato anche, si è trovata con un ingegnere, quindi a casa sono abbastanza tranquilli visto che i documenti ci sono, quindi non vedo il motivo di tutta questa agitazione. Intanto l'ufficio scolastico provinciale di Teramo lancia l'allarme iscrizioni per il prossimo anno in tutte le scuole teramane e proroga di 15 giorni la data di scadenza per presentare la domanda. A Teramo le scuole oggi funzionanti sono state controllate e dichiarate sicure, perché dubitarne? E se poi anche il busto marmoreo di Melchiorre Delfico è rimasto perfettamente integro al suo posto, ma perché avere paura? Dall'alba i carabinieri della compagnia di L'Aquila in collaborazione con i militari delle compagnie di Avezzano e Teramo sono stati impegnati in una vasta operazione denominata Take Away, eseguite 9 misure cautelari per spaccio di sostanze stupefacenti in carcere o gli arresti domiciliari. Il servizio dalla redazione di L'Aquila.
Si chiama Takeaway, l'operazione antidroga realizzata dai carabinieri dell'Aquila insieme alle compagnie di Avezzano e Teramo, che ha portato a 9 arresti per spaccio di sostanze stupefacenti. L'incontro avveniva solo per il pagamento, dopodiché al cliente veniva svelato il posto dove poteva essere ritirata la droga. Da qui il nome dell'operazione Prendi e porta via, Takeaway. Gli arrestati sono 2 aquilani, un uomo e una donna, e 7 albanesi. Sono stati sequestrati nel corso dell'operazione 110 grammi di droga e 4.600 euro provento della vendita. Lo spaccio era concentrato nei paesi dell'Alta Valle del Laterno, le zone quelle di Barete, Pizzoli e Paganica. Le indagini sono cominciate da informazioni fornite da una fonte confidenziale riscontrate con delle intercettazioni e degli appostamenti. Il commercio avveniva con sms criptici con la quantità delle dosi richieste indicate con il numero dei puntini finali. L'incontro appunto avveniva solo per il pagamento e dopo si ritirava la roba. Sono stati 40 i carabinieri impegnati in questa operazione. Venivano cedute piccole dosi di sostanze stupefacenti tipo cocaina da smerciare appunto nell'Interland dell'Alto Aterno, quindi parliamo dei comuni di Pizzoli, Barete, Cagnarami Terno, Montereale e Capitignano. Questi piccoli centri appunto venivano infiltrati da questo sodalizio anche nelle piccole frazioni, rendendo ovviamente molto dando molto allarme sociale alla cittadinanza, sostanzialmente, perché in un piccolo centro anche un singolo spaccio desta molta preoccupazione. Ecco, chi erano gli acquirenti e anche gli spacciatori? Dunque, gli spacciatori erano per lo più persone senza un'occupazione stabile, ma vi erano anche degli operai edili, mentre appunto gli acquirenti erano trasversali, dal professionista allo studente, via via tutta la scala, insomma, sociale. Anche in provincia di Chieti 3 cittadini stranieri sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Oltre 700 grammi di cocaina sono stati scoperti dai poliziotti a Tollo in una legnaia, guardia della quale c'erano 2 cani, pastori abruzzesi. La droga al dettaglio avrebbe fruttato circa 50.000 euro. In manette sono finiti un albanese di 27 anni e 2 coniugi di nazionalità romena di 46 e 47 anni. Per i 2 uomini si sono aperte le porte del carcere di Chieti, per la donna sono stati disposti i domiciliari. E cambiamo decisamente argomento. All'Aquila è stato presentato un progetto unico nel campo musicale che vede protagonista il sassofonista abruzzese Mimmo Malandra. Germano Dorazio. Fosse un po' amara su quello che... In occasione dell'uscita sul mercato internazionale del disco Novo Sax, Greatest Composer for Mimmo, prodotto dalla casa discografica Stellar Records di Stoccolma e sostenuto dalla fondazione Carispac, è stato presentato un progetto più unico che raro nel suo genere, perché raccoglie prime esecuzioni assolute per sassofono soprano scritte da alcuni tra i più grandi compositori italiani per il maestro Mimmo Malandra, sassofonista abruzzese. Per me è una grande soddisfazione innanzitutto, e poi adesso farò dei concerti in giro, andrò a Vienna, presenterò il progetto, farò tante cose. Le difficoltà sono state molteplici, perché comunque c'è uno studio dietro, bisogna lavorare a stretto contatto con tutti i compositori per realizzare qualcosa di buono. Tra i molti compositori che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto ci sono premi Oscar come Ennio Morricone, Luis Bacalov e Nicola Piovani, ma anche artisti e maestri di livello internazionale come Sergio Rendine, il promotore del progetto. Un incontro casuale, un ragazzo che voleva conoscermi ad ogni costo, come succede spesso, l'accoglienza così con un po' di educazione, di forma, poi sento cosa riusciva a fare con lo strumento questo ragazzo, sono rimasto stregato, ho detto no, assolutamente, questo bisogna aiutarlo. Io ho telefonato a tutti i miei amici compositori
importanti, quindi i tre Nobel del cinema, Morricone, Bacalov e Piovani, poi quelli della, diciamo, della musica cosiddetta colta, i miei colleghi diretti, Marco Tutino, Lorenzo Ferrero, Giovanni Solli, ma insomma il massimo di italiano che c'è in questo momento. E qualcuno nicchiava, però io ho avuto la forza sempre di fargli sentire come suonava questo ragazzo e tutti poi sono crollati di fronte alla bravura. Passiamo alla pagina sportiva. La sconfitta con la Fiorentina è stata l'ennesima delusione di una stagione già compromessa per il Pescara. Dopo domani all'Adriatico Cornacchia arriverà un'altra big, la Lazio. La partita sarà diretta da Giacomelli di Trieste, una gara che potrebbe segnare il debutto in biancazzurro di Muntari. Andrea Costantini. Da un lato la rabbia, condensata tra le altre cose nel comunicato della tifoseria organizzata, diramato prima della gara con la Fiorentina. Dall'altro la rassegnazione, per una stagione che difficilmente la si poteva immaginare così. Sono i due stati d'animo che albergano nella tifoseria biancazzurra dopo la sconfitta beffa nella gara di recupero di due giorni fa, che ha punito oltre misura un Pescara che per una volta aveva giocato non solo con la giusta dose di umiltà, ma anche con una certa attenzione in fase difensiva. Tanto che a condannare il Delfino sono stati due gol di Teio, uno un autentico capolavoro, l'altro a dir poco rocambolesco. Neanche il tempo di digerire l'ennesima delusione che dopo domani all'Adriatico Cornacchia arriverà un'altra big del campionato, la Lazio, con cui c'è una forte rivalità sportiva tra i tifosi, quegli stessi tifosi che con lo suddetto comunicato stampa hanno attaccato squadra e società sotto tutti i profili, hanno invitato la dirigenza a far giocare la squadra con la maglia gialla fino a fine stagione, visto che quella biancazzurra non è onorata, e che a fatica digeriranno un altro tonfo contro una delle principali rivali del campionato. Il difensore Biraghi fa spallucce e prova a guardare avanti. C'è di tutto, però noi siamo concentrati su qual è il nostro obiettivo, noi ci crediamo e noi andiamo avanti. Chi sta con noi viene con noi, chi non sta con noi non possiamo pensare a quello che ci sta intorno. È normale che speriamo che i tifosi, anche se li capiamo, stiano dalla nostra parte, perché per noi è importante, soprattutto in casa. Però noi dobbiamo pensare, andiamo avanti per la nostra strada. Sul fronte formazione il tecnico Oddo spera di riavere Verre, che ha saltato la Fiorentina in extremis. Potrebbe tornare disponibile anche Coda, anche se la coppia Ghiomber-Stendardo ha dato buone garanzie. Ma soprattutto quella con la Lazio sarà la partita di Salle e Muntari. Il centrocampista ghanese non è ancora al 100%, ma ha risolto tutti i problemi burocratici e potrà scendere in campo. Almeno il Delfino conterà su un rinforzo di gennaio. Il mercato di riparazione finora ha contribuito poco e, a proposito, Gilardino va verso un altro forfè. Così in avanti ora le certezze sono Caprari e Baebek. La Lazio ha cancellato in settimana il tonfo casalingo col Chievo, con la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Nonostante i capricci di mercato, Keita dovrebbe far parte del tridente di Simone Inzaghi con l'ex Immobile e Felipe Anderson. Lulic dovrebbe scalare nel trio mediano con Biglia e Parolo in difesa, da valutare le condizioni di De Vrij. In Lega Pro è stato l'ultimo arrivo in ordine cronologico nel mercato di gennaio del Teramo. Il portiere Antonio Narciso arriva dal Gubbio e si giocherà il posto da titolare con Branduani. Ania Cantagalli. Antonio, arrivi in una situazione non facile di classifica per il Teramo. Con quali motivazioni e con quali obiettivi? Ma le motivazioni sono tante, perché c'è un obiettivo importante da raggiungere. Sono arrivato in uno spogliatoio, a mio avviso, con giocatori importanti, giocatori di grandi qualità. Bisogna soltanto tirare fuori il massimo e sono convinto che verrà fuori. Di quella gara a Gubbio ci fa una vinta dal Teramo, che ricordi hai? Pesanti, perché sinceramente di quella sconfitta il Teramo mi ha impressionato, veramente. Pensavo che di là partiva veramente dove a livello tecnico meritava di essere, però così non è stato, quindi bisogna cercare di far tesoro sia delle esperienze positive e negative, ripeto, e poi cercare di fare il massimo. Ecco. Che cosa ti ha convinto? Ma convinto perché sono un giocatore che vive di calcio, vive di stimoli, vive di dover dare ogni giorno qualcosa e ricevere qualcosa. Da Gubbio sono andato via perché, diciamo, che la prima parte del campionato è andata talmente bene che adesso la società ha cambiato obiettivi di puntare sulla valorizzazione dei giovani. Ecco, queste sono state le motivazioni che mi sono state dette. Qui è arrivata la chiamata del Teramo, penso che qui di motivazioni e stime ce ne sono tanti, quindi l'ho presa al volo. Tra te e Branduani chi sarà il titolare? No, sono a disposizione del mister, deciderà il mister. Sicuramente sono qui per dare una mano. Conoscevi già qualcuno della rosa?
Ma Sansovini abbiamo giocato spesso a volte contro, ci siamo presi un po' di volte. Finalmente quando sono arrivato l'ho visto e ho detto finalmente siamo compagni di squadra, adesso bisogna andare tutti quanti nella stessa direzione. Cioè domenica è un'altra sfida importante per il Teramo contro il Sant'Arcangelo dopo quella fallita a Modena, è una sorta di gara senza ritorno. Sì, dai, adesso devi guardare partita dopo partita, alla fine il girone di ritorno è fatto così, chi sbaglia meno vince e va avanti. È una partita importante, il Sant'Arcangelo è una squadra molto quadrata, però al di là degli avversari bisogna veramente pensare a noi stessi e tirare fuori il massimo, ecco. Poi il calcio è fatto anche di episodi, dobbiamo cercare di portare l'episodio dalla nostra parte. Ed ora ascoltiamo il presidente del Teramo, Luciano Campitelli, che analizza il momento buio della squadra biancorossa e parla anche dello striscione affisso dai tifosi davanti alla sua abitazione. Ascoltiamo. Vediamo se abbiamo il servizio. Presidente, questa mattina c'è stato un risveglio un po' particolare con uno striscione davanti casa da parte dei tifosi. Può capitare. Per quello che ho letto è anche giusto che loro l'hanno scritto, perché purtroppo quando i risultati non sono brillanti tutto quello che poi gira intorno è così, perché il tifoso fa il tifoso ed è giusto che lo faccia, io devo fare il presidente e queste cose mi devono caricare anziché scoraggiare. Sono cose che possono succedere, l'unica cosa che mi dispiace è che poi le famiglie, come ben sappiamo, sono dispiaciute, perché credo che noi con tutti gli errori che si possono fare facciamo dei sacrifici soprumani per poter portare avanti un progetto così importante come oggi la Serie C. Martedì sera proprio in diretta a TV6 lei aveva dato un 9 al mercato del Teramo, adesso a mente fredda è ancora dello stesso parere o ha cambiato idea? Per me vale sempre tanto, perché sappiamo quanti sacrifici abbiamo dovuto fare per togliere 12 giocatori e per poterne prendere poi un po' di meno, però altrettanti. Quindi sicuramente i tifosi giustamente si aspettavano, forse perché i tifosi sono contenti di quelli che abbiamo fatto, ma un pezzo più in avanti, ma io ci ho provato in tutti i modi, senza pensare al risparmio ma bensì da tifoso, ma non ci sono riuscito, perché più di quello che abbiamo preso davanti non è stato possibile. Come mai oggi al campo, presidente, per caricare la squadra in vista di domenica, per parlare con i ragazzi? Ma io ho detto a tutti i ragazzi a Zauli che sarò il primo a difenderli sempre, il primo a dovergli dire quello che penso sia a tutto lo staff che allora all'interno dello spogliatoio, e che dobbiamo crearci tra di noi un gruppo molto solido, che nei momenti che ci saranno, e saranno sicuramente spero belli, ma anche nei momenti meno belli, noi dobbiamo essere vicini, uniti. Perché adesso noi dobbiamo fare la differenza e il primo a farla devo essere io, che devo sicuramente stare vicino a loro nel bene e nel male. Scendiamo in Serie D, già in gol contro il Flaminia, Ettore Padovani. Si è confermato l'attaccante più in forma dell'Avezzano con la decisiva doppietta sul Sansepolcro. Jacopo Forcella. Padovani, un secondo tempo completamente diverso rispetto al primo, forse il tuo gol in apertura ha un po' spianato la strada verso una partita che è complicata anche dal campo, se vogliamo. Sì, sicuramente oggi il campo era impraticabile, dopo i primi 20 minuti non si poteva giocare più e quindi abbiamo fatto fatica. Il secondo tempo abbiamo giocato più all'attacco, sulle respinte, e quindi ci ha favorito un pochettino. Poi il primo gol è venuto proprio su una palla lunga che mi ha favorito, perché gli avversari in velocità erano molto più veloci, quindi siamo contenti perché ci servivano i 3 punti e abbiamo fatti, gioco, non gioco, serviva quello e siamo tutti contenti. La prima vittoria del 2017, sorpasso sul Vivi Alto Tevere Sansepolcro, adesso si va a Muravera, però per una trasferta la Sardegna non ha portato tanta fortuna all'Avezzano in questa, perlomeno nel girone di andata. Nel girone di andata no, infatti ci dovremmo rifare e ci rifaremo sicuramente, perché stiamo lavorando bene, con lo spirito giusto, e speriamo di rifarci domenica, perché andremo lì sicuramente per prendere i 3 punti.
E l'onorevole Fabrizio Di Stefano, nell'interpellanza parlamentare di questa mattina, ha interrogato il governo sull'intenzione di intervenire in merito all'esclusione dal Giro d'Italia, quest'anno alla 100ª edizione, di due squadre italiane, la Nippo Fantini e il team Andreoni Giocattoli. Lo sport, ha dichiarato l'onorevole Fabrizio Di Stefano, in particolare il Giro d'Italia, oltre che da motivi economici, dovrebbe essere mosso anche da altro. Non si comprende come in Francia vengano tutelate le società francesi, mentre in Italia non avviene altrettanto, nonostante queste società paghino tasse in Italia e offrano lavoro a maestranze italiane. Infatti, delle quattro wild card a disposizione del Tour, ben tre sono state date a società francesi, mentre in Italia sono state date a società russe e polacche, escludendo appunto le due società sopracitate. È vero, ha continuato l'onorevole Di Stefano, che l'evento è organizzato da un soggetto privato, ma è altrettanto tanto vero che con sponsorizzazioni, diritti televisivi, servizi, scorte e l'interruzione provvisoria del traffico sono tutti interventi di natura pubblica, per cui la politica ha l'obbligo e la possibilità di intervenire soprattutto per sgombrare il campo e quelle notizie polemiche e poco edificanti per la nostra politica stessa, come quella che sono apparse su diversi organi di stampa nei giorni scorsi circa l'interessamento della politica, nella fattispecie del Presidente della Regione, per lo spostamento del percorso del Giro d'Italia per farlo passare davanti alla sua casa natale a Letto Manoppello. Sgombrare il campo per fare spazio a una causa molto più nobile e più importante, come quella di interesse e dei diritti di società che lavorano in Italia, pagano le tasse in Italia e assumono atleti e maestranze prevalentemente italiane. Così conclude l'onorevole Fabrizio Di Stefano, appunto, nell'interpellanza parlamentare. Ed è tutto per questa prima edizione della TG6, l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.